Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di utfifaitalia.com da Mike dello staff di www.utfifaitalia.com, link in descrizione. Prima di iniziare questo primo episodio della nostra carriera con Newport County, volevo invitarti a passare da alcuni link in descrizione. Come detto in precedenza, dal sito di utfifaitalia.com, dal mio canale personale che troverete sempre in descrizione e dal sito di crediti che noi sponsorizziamo e potete utilizzare il codice utfifaitalia per uno sconto. Quindi andiamo in game adesso. Come potete vedere siamo il 13 agosto perché sono andato un po' avanti io, ho voluto saltare la parte noiosa del mercato dove ci sono tutte le prime offerte, tutte a ribasso. Abbiamo fatto un paio di acquisti, un paio di cessioni. Come potete vedere dalla schermata, abbiamo venduto Jones al Finn Harps per 80.000 e abbiamo comprato tre giocatori. Abbiamo perciò puntellato la nostra difesa con Edwards e Carlos Blancos, pagati 175.600 più angle rispettivamente. Noi avevamo preso un esterno che dovrebbe ricoprire il ruolo da trequartista dall'Atletico Madrid per 250.000 che è Diu-Diu. Invece come cessioni abbiamo dato via Jones in prestito al Port Vale. Quindi siamo già pronti, anzi vi faccio vedere la lista preferiti dove ho i giocatori che voglio acquistare. Sono tutti giocatori in scadenza perché ovviamente non possiamo spendere più di tanto. Alcuni di questi non possiamo più prenderli perché ho fatto molte offerte e ce le hanno rifiutate, come Azzaoui, che era un giocatore molto interessante che vi consiglio comunque se volete fare delle carriere simili a questa. Poi ci sono una serie di nomi, alcuni ho fatto le offerte, ad altri aspetto ancora un attimo. Come potete vedere, ho fatto l'offerta per il terzino destro che è James Bree, ma abbiamo già tre terzini destri, perciò ci vado un po' con calma. Invece il trequartista potrebbe servirci, come potrebbe anche non servirci. Per gli altri voglio aspettare un attimo, magari racimolare ancora qualche soldo grazie a qualche cessione. Quindi siamo pronti per la prima partita contro lo Swansea di questo campionato. Andiamo a sciogliere le maglie e vi metto la formazione. La squadra che scenderà in campo è pressoché quella titolare, con Blancos e Edwards de che debuttano, anche Diu-Diu. Quindi è tutto pronto qui, giochiamo in casa la prima partita di questo campionato contro lo Swansea. Attenzione, il tiro di Diu-Diu subito! Gol, pallone sotto la traversa, grandissimo questo gol da parte del nuovo acquisto. Acquisto appena fatto. Un missile terra-aria che strafigge alle spalle del portiere dello Swansea. Sotto la traversa, sotto il 7, grandissimo questo gol. E vi ricordo che sto giocando a difficoltà leggenda. Terzo minuto, subito il primo gol di questo campionato. Barnum Bob, finta, rientra, dai Diu. Palla per Randall, tiro, Fabianski. Mette in calcio d'angolo, molto pericolosi qua per la seconda volta in questa partita. Finisce qui il primo tempo, siamo in vantaggio 1-0, stiamo soffrendo tantissimo. Andiamo a vedere le statistiche, hanno fatto 3 tiri in porta molto pericolosi, 2. Si sono resi molto pericolosi, ovviamente è una squadra seppur di seconda fascia della Premier League molto più forte di noi, chiaramente. Quindi sarebbero 3 punti fondamentali questi. Cerchiamo di mantenere il risultato fino alla fine. Attenzione, palla recuperata da Jackson che si invola verso la porta avversaria. Siamo 2 contro 1. Jackson mette in mezzo. Sbagliato il passaggio, troppo lento Fernandez. Jackson a passarla, Fernandez è riuscito a recuperare. Occasione buttata al vento, non ce ne ricapiteranno altre. Attenzione, Sigurdarsson. Fermato molto bene da Edwards e non è il primo intervento che fa di questo genere. Molto importante questo acquisto. Attenzione. Llorente. Un colosso lì in mezzo. Llorente di sinistro. Incrocio di Llorente che si è girato dalla distanza di sinistro. Ci ha provato, ha preso il palo. Siamo stati molto fortunati. Sigurdarsson prova un tiro piuttosto improbabile. Stiamo rischiando molto. Devo andare a fare subito i primi cambi. Assolutamente. Dobbiamo passare a 5 in difesa perché è piuttosto improbabile mantenere ancora questo risultato molto a lungo. 5-3-2. Facciamo entrare Parcell, mettiamo in attacco John Lewis al posto di Jackson. Dopo facciamo uscire Dyer Hugh, entra Compton. Dobbiamo andare sulla parte difensiva adesso. 15 minuti di sofferenza per portarci a casa questi 3 punti fondamentali.
Bellissimo questo pallone per Randall che aspetta l'avanzata di Barnum Bob. Che c'è? Pallone per Rig, in mezzo, Rig, mette in mezzo. John Lewis se la mette sul destro, 2-0, fantastico! Grandissimo questo contropiede, pallone recuperato sulla fascia che era praticamente perso. 2-0, partita in cassaforte, non facciamoci beffare, mancano 3 minuti. Compton. Palla per John Lewis, Fernandez va a vuoto, John Lewis, attenzione, tiro incrociare, 3-0, 1-2, fantastico. Lo Swansea si è riversato completamente nel nostro metà campo, si sono fatti trovare scoperti in fase difensiva e John Lewis non perdona, doppietta per lui in pochissimi minuti, 90esimo, 3-0. Finisce qui la partita, 3-0, non completamente meritato come potete vedere anche dalle statistiche. Era più giusto un pareggio a mio avviso, quell'1-2 finale è stata una beffa per lo Swansea che poteva provarci negli ultimi istanti della partita, ma si sono riversati tutti nella nostra metà campo, hanno lasciato Fernandez da solo in difesa che è andato a vuoto nell'ultimo gol. Quindi 3 punti fondamentali, siamo già messi bene in classifica. Vittoria molto importante questa, speriamo una delle tante. Andiamo a allenare i nostri giocatori. Sale Parcell, sale anche Owen Evans. Ci ritiriamo dalla corsa per David Brooks, trequartista dello Sheffield United, perché ci chiedono 350.000 e è un ruolo effettivamente dove abbiamo preso David Hugh che ha fatto molto bene la prima partita. Possiamo anche fare a meno di spendere altri soldi per un eventuale riserva, meglio spenderli per subito un titolare. Tanto rifiutano l'offerta anche per Zafak, che ha accettato l'offerta di un'altra squadra. Ah no, dobbiamo offrire di più. Offerta per il trasferimento di Michan, ci offrono 110.000 per l'acquisto di questo attaccante, il Derry City. Io a sto punto accetto, perché sarebbero soldi che ci fanno molto comodo. Speriamo vada in porto questa cessione. Siamo pronti per andare a affrontare il Liverpool, giochiamo in casa. Seconda partita della stagione. Abbiamo vinto la prima, era contro lo Swansea che non è una squadra di prima fascia di questo campionato. Andiamo a affrontare il Liverpool che con la rosa che ha può puntare a vincere il campionato a fine anno. Direi che cambiamo poco di questa squadra. Abbiamo giocato molto bene la prima partita, perciò direi di confermare gli stessi 11 e di andare ad affrontare il Liverpool. Siamo pronti qui al Newport Stadium per andare ad affrontare il Liverpool nella seconda partita di questa stagione, nella seconda partita di questo video. Vediamo inquadrato qui Jürgen Klopp, solita divisa per lui. Sotto pronto quindi per iniziare questa partita, Newport County contro Liverpool, in casa, buona partita a tutti. Dai, addio. Aspetta l'avanzata di Jackson, Jackson di sinistro, tiro, rete, 1-0, subito al quinto minuto. Jackson trafigge Manninger, che non so perché sia in porta. Un calcio alla bandierina, sesto minuto, 1-0, subito in vantaggio, sbagliato, ho fatto skippare il replay, ma il gol l'avete visto tutti di sinistro. Trafitto Manninger, che non è stato particolarmente impeccabile nella parata. Il Liverpool gioca con le riserve, sono andato a vedere adesso perché mi è venuto il dubbio. Infatti hanno messo in attacco Ings, Wijnaldum, Arnold, Crivella, Stewart, Leiva, Moreno, Klavan, Rory, Wisdom e Manninger. Giocano con le riserve, perciò possiamo essere favoriti da questo punto di vista dalle big di questo campionato che metteranno sempre le riserve a questo punto contro di noi, presumo. Quindi dobbiamo approfittarne. Certo che le loro riserve sono comunque più forti sulla carta della nostra squadra titolare. Stewart prova a mettere in mezzo. Carlos Blanco, grandissima chiusura. Parte sulla fascia adesso, incontrastato. Carlos Blanco. Grandissimo questo pallone per Rig, che si accentra. Palla per Labadie. Labadie. La prova a alzare. Questo era un fallo nettissimo sul nostro centrocampista. Labadie. Non fischia l'arbitro. Labadie, dai Diu, Owen Evans, Labadie, anzi dai Diu,
Randall, Rig, sul destro! Tira malissimo, palla alta. Un'altra occasione per noi. Prova Rig dalla distanza. Conquistiamo un calcio d'angolo, battiamo sul primo palo. Labadie per Daidu. Di testa ci prova, ancora Labadie. Mette in mezzo. Rig di testa! Anticipa il difensore del Liverpool. E 2-0! Nei minuti di recupero ci portiamo sul 2-0 contro il Liverpool. Un'altra volta ho skippato il replay. Comunque 2-0, primo gol in questo campionato per Rig, che anticipa il difensore del Liverpool, gli insacca il pallone. Ah, a sto punto mi viene il dubbio che anche difficoltà leggenda, nonostante stiamo usando una squadra così scarsa, la difficoltà è troppo bassa, perciò per la prossima partita andrò a modificare le slides e le metterò molto molto a favore del CPU. Intanto finisce anche il primo tempo, come potete vedere molto equilibrata, siamo sul 2-0, abbiamo fatto un tiro in porta, due gol, non chiedetemi come sia possibile. E comunque per la prossima partita sicuramente vado a modificare qualcosa, perché non è possibile che contro una squadra come Liverpool stiamo vincendo 2-0 senza essere sottomessi sotto il punto di vista sia del gioco che delle occasioni da una squadra che punta presumibilmente al titolo. Intanto Arnold mette in mezzo, troppo lungo, Wijnaldum stoppa, Wijnaldum arriva sul fondo, mette in mezzo, Day con sicurezza. Palla in mezzo Edwards, Carlos Blanco di testa, dai Dio ti tacco, Randall, Jackson, che giro palla, che giro palla, Jackson prova a rientrare, palla per Labadie, Rig, dai Dio, ancora lui, Randall prova a allargare, sbaglia, Lucas per Manninger. Owen Evans sbaglia il colpo di testa, Stewart, Arnold, copriamo a sinistra, bravissimo Edwards, Randall, Daidu, è partito Daidu, attenzione, prova il tiro falciato, calcio di rigore, calcio di rigore, e rosso per Klavan, importantissimo questa progressione di Daidu, rigore netto. Lo va a battere il Rig, direi. 59. Proviamo con Rig. Mettiamo alla sinistra del portiere. Non può nulla. Spiazzato. Spiazzato, è rimasto fermo. Quindi ci portiamo sul 3-0 contro il Liverpool. A sto punto non mi diverto più. Non mi diverto in questo modo giocare contro il Liverpool sul 3-0. Andrò a cambiare le slides di prepotenza, metterò praticamente il doppio per loro, perché è troppo facile per il Newport County. Dai view, vede Rig, stop di Rig, finta a rientrare, Rig mette per Labadie, non so perché si sia fermato, attenzione Butler, terzino sinistro, prova di destro sul primo palo. Andiamo a fare le prime sostituzioni. Entra Compton al posto di Daidu, che ha fatto una partita incredibile. Migliore in campo assolutamente fino adesso. Compton, Rig, aspetta l'avanzata di Randall. Sul destro, Randall! 4-0. Fucilata di Randall alla destra del portiere, alla destra di Manninger addirittura. Di tacco addirittura Rigli. Randall non lascia scampo all'estremo difensore del Liverpool, 4-0. Andiamo a fare anche le ultime due sostituzioni. Entra Myron Williams al posto di Randall, che non ce la fa più. E facciamo entrare anche John Lewis al posto di Rig. Come potete vedere, molti dei nostri giocatori erano ammoniti perché uso molto la scivolata, spesso fuori tempo. C'è clima di festa sulle tribune, i tifosi ci credono. La Attenzione, palla in mezzo, Wijnaldum di testa, corce al Liverpool, 4-1. Ma la partita ormai è finita. Jorginho Wijnaldum, ci siamo fatti trovare scoperti sul secondo palo, dove Barman Bob non ha potuto nulla contro la prestanza fisica di Wijnaldum.
E finisce qui la partita 4-1 per il Newport County contro il Liverpool. Sarà l'ultima partita di questo genere con così tanti gol perché cambierà tutto con le slide modificate. Siamo a 6 punti dopo due partite. Me l'aspettavo dopo 10 partite, magari 6 punti, ma difficoltà troppo bassa. Andiamo perciò a allenare due volte Parcell, Blanco, Edwards e Daiziu. Sperando che qualcuno cresca. Non cresce nessuno, A di Parcell, ma per il resto sono tutte D, molto male. Offerta accettata per Jean-Marie Dongu Tsafak. Andiamo a offrire 5.900 perché di più non possiamo. 5 anni, giocatore import chiave per chiave prima squadra. 21 anni 68 sarebbe un attaccante formidabile, un fuori classe per la nostra squadra, però dobbiamo anche vendere, dobbiamo vendere. Vuole più soldi Dongu Tsafak. Possiamo offrirgli 7.500 e un bonus per gol di 5% durato 5 anni. Chiave prima squadra. Speriamo accetti. Giocatore venduto, abbiamo venduto Michan per 110.000. La dirigenza ci ha dato 70.000 di questo. Offerta accettata da Tsafak, quindi l'avremo a disposizione già per la prossima partita. Lo farò debuttare subito perché, udite udite, siamo contro il Chelsea. Ogni partita qua con tutte le squadre forti che ci sono sarà un big match. Perciò dopo andiamo a sistemare la formazione. Ecco qui modificate le slides per la CPU, 58, 48 le slides positive, invece gli errori messi tutti su 48, ho lasciato su 50 invece la lunghezza della difesa. Penso vada bene così, come potete vedere la difficoltà è sempre leggenda, 6 minuti. Speriamo possa cambiare qualcosa, perciò andiamo a sistemare la rosa, poi andiamo in campo. Siamo pronti per scendere in campo in questa partita contro il Chelsea. Squadra titolare, come potete vedere, Dongu Tsafak è titolare, l'abbiamo messo al posto di Jackson. Per il resto squadra identica alle partite precedenti. Tutto pronto per la partita tra Chelsea e Newport County allo Stamford Bridge. Giochiamo in trasferta questa terza partita della stagione. Dopo le prime due vittorie schiaccianti contro Swansea City e Liverpool, siamo in casa del Chelsea. Partita molto difficile con le slides modificate. Scendono in campo i giocatori. Ecco inquadrato il nostro allenatore. Inquadrato anche Antonio Conte, italiano doc. Partiamo, terza partita di questa stagione allo Stamford Bridge. Buona partita a tutti. Quadrado di velocità sulla fascia, supera Butler. Attenzione, Quadrado, Quadrado, mette in mezzo. La va di sbaglia, Diego Costa, tu per tu col portiere. Grandissima parata da parte di De Intuffo, con la mano di richiamo, mano destra. Owen Evans, Rig, Rig, di sinistro, traversa, palla addosso a Courtois. Uff, sto fischiato. Fuorigioco probabilmente, occasionissima qui per noi. Dobbiamo sfruttare queste occasioni, non ci ricapiteranno più volte in partita. Sempre Quadrado libero sulla destra. Dobbiamo metterci assolutamente in difensiva. Quadrado è imbestialito oggi. C'è un piccolo cambiamento prima della fine del primo tempo. Ho voluto cambiare modulo, mettere il 4-4-2 difensivo, mettere Daiziu esterno destro e Compton al posto di Owen Evans a sinistra, perché devo contenere assolutamente sia Quadrado sulla nostra sinistra, sulla loro fascia destra, e Hazard sulla fascia opposta perché sono incontenibili. Intanto c'è un calcio d'angolo. Dei cosa fa? Palo! Mikkel! Dei! Oddio! Successo di tutto in questa azione! Incredibile. Attenzione, Mikkel prova a piazzarla. Sbaglia di sinistro, finisce anche il primo tempo. Partita molto molto sofferta. Queste slides mi piacciono molto di più. Effettivamente l'avevo già messo in conto di dover fare questo cambiamento. Ben giocato piuttosto bene. Abbiamo preso una traversa. Piuttosto bene, ho fatto un tiro in porta al loro 7. Questa mi sembra la difficoltà giusta per ora. Salta il difensore. Attenzione Martinez, tiro deviato da Edwards, palla che si infila dietro dei primi gol subito di questa stagione.
che stavano schiacciando effettivamente. Come potete vedere, Cuadrado infermabile quest'oggi. Tiro di Javi Martinez, ne ho acquisto probabilmente del Chelsea. 1-0, 63esimo. Ci sta andando pure di lusso per come stanno giocando loro. Randall, Rig, fermato Thiago Silva. Rigore, 88esimo, rigore. No, Jay Silva, non è Thiago Silva. Infatti anche perché Thiago Silva un errore simile non l'avrebbe mai fatto. Sbaglio stop verso la porta. Rig lo anticipa, si mette fra lui e la palla. Jay Silva non può nulla, ma è in scivolata. Facciamo tirare a Dongusa Fak. No, a questo punto lo faccio tirare a Rig. Rig, per favore, Rig, contro Courtois. Paro! Oddio, pensavo l'avesse parata. Sinceramente, si è buttato benissimo Courtois, ma non ha potuto nulla contro la fucilata di Rig. 1-1, 1-1, importantissimo, immeritato perché abbiamo giocato malissimo. La seconda occasione che abbiamo avuto, la prima abbiamo preso traversa, seconda rigore, conseguente gol. Parte Compton, 3 minuti di recupero, finiscono qua 1-1. Partita fantastica perché abbiamo sofferto e nelle poche occasioni che abbiamo avuto, due, siamo stati molto pericolosi. Infatti abbiamo fatto due tiri contro il 9 del Chelsea, che meritava assolutamente la vittoria, ma questa è l'essenza delle partite. Le partite sono così anche nella realtà, soprattutto tra le big e le piccole, dove la big domina, ma alla fine bisogna sfruttare al massimo le poche occasioni che si hanno. Andiamo a allenare subito i nostri giocatori, i soliti. Non sale nessuno, A per Blanco, anzi sale Parcell, che ha preso una bis, B anche per Daitu, invece di per Parcell e Edwards. Mancano 4 giorni alla fine del mercato che affronteremo nel prossimo episodio. Intanto siamo primi in classifica, ma ovviamente in 3 partite, prime 2 quasi quasi non le conterei neanche. Nel prossimo episodio andremo a fare 3 partite, o anzi 2, più l'ultimo giorno di mercato che sarà importantissimo. Adesso vado a ricontrollare altri giocatori che possiamo prendere per rinforzare ulteriormente la nostra squadra, che sta giocando piuttosto bene, non benissimo, speriamo bene. Speriamo di acquistare molti giocatori, soprattutto a centrocampo, che è il ruolo dove pecchiamo di più perché abbiamo solo 3 uomini, anche se a sto punto andrei a fare la primavera, dove abbiamo anche l'obiettivo di comprare 3 centrocampisti e li prenderei direttamente da lì. Abbiamo solo 68.000 di budget trasferimento, 4.000 di stipendi, ed era inevitabile col poco budget che avevamo. Siamo riusciti comunque a costruirci una buona squadra, che potete vedere comunque sottofondo. Perciò non mi rimane che salutarvi, rimandarvi al prossimo episodio, iscrivervi al canale, di passare tutti i link in descrizione che vedete anche inizio episodio. E bella!